weekend da incorniciare per le due compagini della Valdiano Volley. Entrambe vincono senza concedere alcun set alle avversarie. Una partita vinta, quella della sezione maschile, che ha il profumo della vetta, dista infatti ad un solo punto. Passando alla squadra femminile, le ragazze di Mister Cacciottolo vincono fuori casa contro l'ultima in classifica, piazzandosi al quinto posto. Prossimo match, quello contro la capolista, la Batese Volley, occasione ghiotta per andare in lizza per le prime posizioni in classifica. Tante le emozioni del weekend calcistico. In prima categoria, un Sassano non propriamente in forma perde. Il Prosala pareggia. In seconda pareggiano la Pollese ed il Caggiano Calcio, mentre arriva una sconfitta per il Padula Tonino Paolini. In terza c'è da segnalare la vittoria del Marcellino, che va in testa alla classifica con una partita in più giocata rispetto al Sapri, squadra che affronterà nello scontro diretto che si disputerà questo fine settimana. La Biking Tour Vallo di Diano ha vinto il Giro dell'Arcobaleno 2023 ed ha trionfato nelle categorie di riferimento con Francesco Sanseviero e Michele Iovinella, accompagnati sul podio da Gerardo Lupo e dal capitano Dino Stavola. Una vittoria che è stata frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati anche vari granfondisti valdianesi. Senza il contributo di ognuno dei nostri atleti sarebbe stato impossibile raccogliere tanto. Con piccoli innesti e la riconferma del roster precedente non ci nascondiamo. Vogliamo vincere anche l'edizione 2024 dell'Arcobaleno ed il nuovo circuito Fantagiro.